In attesa che arrivi questo pomeriggio la decisione ufficiale di Regione Liguria sulla riapertura o meno delle scuole, qui all'Istituto da Passano si sta già procedendo ad un'opera di sanificazione. Beh, sì, in realtà è un'operazione che abbiamo fatto già quando c'è stata la prima sospensione, cioè la settimana scorsa, è stata approfondita e ribadita anche nel corso di questi ultimi due giorni, e quindi siamo, dal punto di vista della sanificazione, della pulizia approfondita dei locali con la strumentazione, con i prodotti adatti, all'opera e completata. Questa sospensione didattica che impatto sta avendo e avrà sullo svolgimento dei programmi, quindi sull'apprendimento degli studenti? Dunque, dal punto di vista dell'apprendimento deve essere ovviamente avviata una riflessione seria sul fatto che siano necessari dei percorsi paralleli, dei percorsi di aiuto anche nell'istruzione, attraverso l'istruzione a distanza, che permettano ai ragazzi e agli studenti di recuperare il tempo che attraverso queste sospensioni è andato perduto. Quindi interventi che possano permettere ai docenti di costruire un processo di collegamento e di insegnamento-apprendimento con gli studenti attraverso gli strumenti, attraverso i meccanismi che la tecnologia ci mette a disposizione. Ci sono alcune piattaforme, per esempio, che si prestano molto a questo scopo. C'è un altro tema però che dobbiamo tenere presente, su quale siamo ancora invece in corso di preparazione, cioè l'utilizzo di dispenser, i famosi dispenser per la disinfezione delle mani. Ecco, lì invece, come dire, siamo ancora in attesa di ricevere tutti i prodotti che sono necessari per predisporre tutti i presidi all'interno della scuola. L'istituto che dirigo, il Fossati da Passano, per esempio, tanto per fare un esempio, ha fatto richiesta al fornitore già mercoledì scorso, quindi quando ancora il DPCM non era stato promulgato. Però a distanza di così tanti giorni ancora il fornitore ci dice che probabilmente ci fornirà quello che abbiamo richiesto, cioè domani mattina.